Ma il progetto di legge che andiamo a trattare oggi in realtà è stato visto dalla Giunta come un mero adempimento burocratico. È un provvedimento sollecitato dalla Corte dei Conti a dimostrazione del fatto che non basta annunciare modifiche ad assetti con una delibera di Giunta e un comunicato stampa della Giunta per l'appunto, ma bisogna poi anche andare a implementare quanto stabilito. È un adempimento in ossequio, è vero, a un'imposizione statale, ma è anche vero che poteva essere un'occasione di vero rilancio delle nostre società in house. In realtà purtroppo non è stato così, è un progetto di legge che è nato male, che è stato gestito molto male e è stato rivisto in corso d'opera e portava con sé delle grosse aberrazioni. È stato gestito male perché, come si diceva anche prima, lo accennava qualcuno dei colleghi, ci sono state frenate, accelerazioni di cui non veniva assolutamente dato conto alla Commissione con dei dialoghi paralleli con i sindacati, perché ricordiamo che l'idea iniziale della Giunta per quanto riguarda CUP 2000 e l'EPIDA era previsto uno smembramento di CUP. Poi evidentemente la Giunta, forse anche complici le elezioni, ha pensato bene che non fosse una buona idea e su questo fortunatamente si è tornati indietro, grazie anche alle sollecitazioni del Movimento 5 Stelle e di alcuni sindacati. In questa sede voglio però ricordare che e rimarcare un fatto increscioso rispetto al confronto con i sindacati. Io ricordo che uno in particolare è venuto anche in aula a manifestare il proprio dissenso rispetto alla mancata convocazione di un accordo, di un protocollo che era stato firmato da quel sindacato stesso, mancata convocazione che ha portato ad una sanzione da parte del giudice del lavoro di più di 1.500 euro perché l'assessora bilancio per un suo vezzo personale ha deciso evidentemente che non gradiva quel sindacato, forse visto un po' scomodo. E ricordo che anche oggi, a seguito di quel protocollo, è stato firmato anche un ulteriore accordo per tutelare i lavoratori di CUP 2000. Sempre questo sindacato ha sollecitato anche qui ha chiesto di poter sottoscrivere quell'accordo, ancora oggi non sono stati convocati. Mi sembra francamente abbastanza assurdo, questa cosa non si è detta abbastanza e io ci tengo a ribadirlo qua, perché non può essere che per un vesto di un assessore si arrivi a una sanzione francamente evitabile. Il confronto andava fatto con tutti, a maggior ragione con chi ha sottoscritto il medesimo protocollo. La nostra intenzione, noi abbiamo presentato anche degli emendamenti, era quello di salvaguardare il futuro di CUP. Sotto questo punto di vista l'accordo che è arrivato, di cui parlavo prima, da questo punto di vista è sicuramente un passo avanti, ma dal nostro punto di vista non ci mette al riparo da future possibili esternalizzazioni dei servizi gestiti da CUP 2000. Rispetto appunto a quello che dicevo prima, cioè la mala gestione, anche qui io mi aspettavo un'audizione da parte dei soggetti interessati, perché vorrei ricordare che le società partecipate che andiamo a rivedere oggi, il cui assetto andiamo a rivedere oggi, è vero che forniscono dei servizi alla regione, ma è anche vero che hanno un dialogo costante, per esempio, con tutto il mondo dell'imprenditoria, con le start-up. Quindi mi sarei aspettata quantomeno un'audizione per capire anche al di fuori da questa regione che cosa se ne pensasse di questo intervento. Non è stato possibile. È stata portata avanti, si è svolta un'audizione richiesta dalla sottoscritta per approfondire la tematica anche con chi diciamo ha vinto il bando per gestire lo studio tecnico giuridico. Peccato però che i documenti che sarebbero dovuti essere oggetto di analisi in questa audizione ci sono stati forniti esattamente un'ora prima, con in mezzo la pausa pranzo. Non è un atteggiamento serio. Non ultimo, i documenti che ci sono arrivati ieri pomeriggio rispetto ai possibili risparmi dovuti
a questa riorganizzazione delle società in-house. Sotto questo punto di vista, noi andiamo a creare adesso delle mega società. A maggior ragione chiediamo che ci sia molta più trasparenza. Ricordo che queste mega società saranno anche, svolgeranno anche la funzione di stazioni appaltanti, quindi abbiamo proposto degli emendamenti che vanno in un senso di una maggiore trasparenza, cioè lo stesso database che utilizziamo per la pubblicazione degli atti della regione chiediamo che venga implementato anche per le società in-house, perché ricordo che il decreto 33 non garantisce la piena accessibilità e conoscibilità degli atti da parte dei cittadini, e invece noi chiediamo che si vada in quella direzione, a maggior ragione perché vengono creati dei grandi poli specializzati, e da quello che abbiamo visto spesso i documenti vengono pubblicati in forma tabellare e i singoli provvedimenti non sono accessibili. Chiediamo più meritocrazia. Quando si è parlato, che c'è stata l'occasione di andare ad analizzare la stabilizzazione dei dipendenti regionali, e abbiamo chiesto che i dipendenti di Ervet che si occupavano e che si occupano dei fondi europei venissero equiparati in qualche modo e rientrassero all'interno di questa stabilizzazione, ci è stato risposto che però loro non avevano fatto un concorso. Non è così. Comunque, se c'è questo tipo di perplessità e criticità, allora prevediamo all'interno di questo progetto di legge che il personale venga assunto tramite una selezione pubblica, onde evitare meccanismi diversi, premiamo la meritocrazia. Purtroppo anche questo emendamento è stato bocciato in commissione. Sempre a fronte del fatto che queste aziende saranno grosse aziende, meritano sicuramente un maggior controllo, e anche in questo senso abbiamo proposto un emendamento affinché si faccia un passaggio almeno in commissione per quanto riguarda i piani pluriennali e le linee di indirizzo. Dall'altra parte la proposta è stata di inserire la discussione sulle linee di indirizzo all'interno del DEF. Secondo noi non è diciamo, questo non garantisce un esame accurato di queste linee di indirizzo, perché il DEF è corposo e qualcosa rischia di sfuggire, a meno che questo non sia l'obiettivo della Giunta. Quindi noi chiediamo che le linee di indirizzo seguano sicuramente, e ci sta bene, le tempistiche del DEF, ma seguano un percorso autonomo e permettano anche a noi consiglieri di opposizione di poter analizzare nel merito e con la dovuta attenzione anche questo tipo di provvedimento. A fronte di questo quadro io dichiaro già che come Movimento 5 Stelle noi non parteciperemo al voto, salvo per quegli articoli che riguardano CUP 2000 e che vanno verso la tutela dei lavoratori per i quali noi ci siamo battuti.